concludiamo la terza giornata del Festival della Comunicazione. Marco Travaglio, grazie di essere tornato con noi, è la terza volta che viene qui al Festival e stasera ha come tema del suo racconto, del suo dialogo con tutti voi, balle spaziali. Ci parlerà delle fake news, della storia della più grande bufala degli ultimi anni, le fake news sulle fake news. Grazie, buon ascolto, Marco Travaglio. Buonasera. Sì, è un tema appassionante perché io naturalmente vi dico la mia e non pretendo che la condividiate tutti, ma ho l'impressione che da quando in tutto il mondo occidentale gli elettori hanno cominciato a ribellarsi contro l'élite, contro le loro classi dirigenti, queste classi dirigenti, anziché farsi l'esame di coscienza e domandarsi per quale motivo perdevano terreno, credibilità, popolarità, voti, prestigio, hanno cominciato a cercare delle scuse fuori da se stesse. E quella delle fake news è la scusa ideale. Che cosa c'è di meglio che poter giustificare le proprie sconfitte reiterate raccontando che la gente in realtà non voleva votare così, la gente in realtà non la penserebbe così se non fosse traviata, subornata, ingannata continuamente da oscure forze, di solito straniere, russe, che la costringono a pensare diversamente da come la penserebbe la gente e a votare male invece di votare bene come votava una volta. È come quelli che si fanno il selfie, vengono sempre male e invece di sospettare di avere una faccia di merda pensano che sia colpa del cellulare che non funziona, lo fanno vedere e rivedere, lo portano a riparare e più si fotografa più vengono fuori male. E mai che gli venga il sospetto di avere proprio la faccia di merda. Ecco, la stessa cosa è quella che succede a ogni elezione. Ormai è diventato una specie di sport, non nazionale ma internazionale, perché è capitato con la Brexit. Tutta la classe dirigenti, non solo britanniche ma mondiali, esortavano gli inglesi a votare contro la Brexit per il Remain e la maggioranza degli inglesi si è pure risicata, ha votato per la Brexit. Allora hanno detto sono stati traviati dalle fake news. Poi c'è stato il referendum costituzionale in Italia e tutti i ceti dirigenti, non solo italiani ma internazionali, raccomandavano che bisognava assolutamente votare sì al referendum. C'era addirittura chi diceva, come Cacciari, che è molto simpatico, la riforma di Renzi è una puttanata galattica, però votiamo sì lo stesso per salvare il salvabile. Immancabilmente ha vinto il no. Poi ci sono state le elezioni americane. Tutta l'America che contava e anche tutte le classi dirigenti internazionali tifavano per Hillary Clinton. Immancabilmente ha vinto Trump. Elezioni del 4 marzo. Non sapevano più come spiegarlo agli italiani che bisognava evitare due partiti. Ce ne erano tanti. Due partiti evitateli. 5 Stelle, Lega, quelli proprio no. Gli altri, ad libitum. Chi sono gli unici che hanno guadagnato voti? 5 Stelle e Lega. Che adesso sono al governo. E ogni volta quelli che avevano perso, anziché farsi l'esame di coscienza e domandarsi se non fosse il caso di andare a casa, di lasciare largo ai giovani, di cambiare non solo generazione ma proprio spartito, musica, hanno continuato a cullarsi nell'illusione che la gente buona voterebbe bene ma sbaglia regolarmente a votare perché è traviata da
alle fake news, che sono indicate come un'esclusiva assoluta del web. Se non ci fosse il web, se non ci fossero i social, staremmo tutti meglio. Purtroppo c'è il web, tant'è che ci sono personaggi anche interessanti e importanti, intellettuali importantissimi, non solo italiani ma internazionali, che si sono domandati se non sia il caso di rivedere il suffragio universale. Proprio per questa permeabilità dell'elettorato rispetto alle fake news del web. Fake news vuol dire balle, naturalmente. Chiunque abbia un po' di dimestichezza col mondo dell'informazione, o perché la fa o perché la riceve, sa che le balle sono sempre state all'ordine del giorno nell'informazione. Chiunque abbia un po' di dimestichezza con il mondo della politica sa benissimo che le balle sono sempre state un instrumentum regni, un'arma elettorale formidabile. Quando non c'erano né le fake news né la televisione, si tenne un'elezione referendum tra la Democrazia Cristiana da una parte e il Fronte Popolare dall'altra, all'inizio della nostra storia repubblicana, in cui da una parte si diceva che i comunisti mangiavano i bambini e dall'altra parte si diceva che i democristiani mangiavano e basta. La seconda non è che fosse una grande fake news, devo dire, però su quello, stiamo parlando della Democrazia Cristiana di De Gasperi, non della Democrazia Cristiana dei ladroni e dei mafiosi che poi sono arrivati successivamente. Quindi le balle ci sono sempre state nella politica e nel mondo dell'informazione. Io devo dire la verità, sono abbastanza incredulo quando sento dire che le balle le hanno portate i social network, e in particolare Putin sarebbe dotato di uno straordinario spettro, struttura di fabbricanti, di troll, di fake, che diramano poi in tutto il mondo e riescono a cambiare l'orientamento dell'elettorato americano, dell'elettorato italiano, dell'elettorato inglese, una cosa veramente gigantesca e disastrosa nello stesso tempo. Ora, che gli americani siano vittime delle fake news, con tutte le palle che hanno raccontato nei 70 anni da quando ci hanno liberati e ci hanno fatto pagare cara e salata la liberazione, insomma, quante guerre sono state fatte sulla base di fake news? Ma ve lo ricordate Colin Powell con una provetta piena di profumo, probabilmente, non so che cosa ci fosse, una fialetta puzzolente, quella doveva essere la prova delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein per giustificare un attacco all'Iraq che poi sappiamo come è andato a finire, mentre per giustificare l'attacco all'Afghanistan hanno usato altre bugie per far ricadere su uno dei pochi paesi da cui non proveniva nemmeno uno degli attentatori delle Torri Gemelle la colpa dell'attentato alle Torri Gemelle. Quindi stiamo parlando di un mondo che è sempre stato dominato dalle bugie, il potere ha sempre utilizzato la menzogna per rafforzarsi, consolidarsi ed espandersi. Non c'è nessuno Stato che sia immune dalla disinformazione, sia come soggetto attivo, tutti i servizi di sicurezza fanno disinformazione negli altri paesi, tutti i paesi subiscono la disinformazione dei paesi concorrenti e anche spesso dei paesi rivali. Per cui io francamente devo dirvi la verità, non ho ancora capito di che cosa stiamo parlando. Con un'accortezza in più, con un accorgimento in più, se posso aggiungere, e cioè che siccome il web è libero e come diceva Umberto Eco, fondatore di questo festival, da quando ci sono i social la parola dello scemo del villaggio ha lo stesso valore di quella di un premio Nobel. Questa è la conseguenza del suffragio universale, peraltro, perché il voto del premio Nobel e il voto dello scemo del villaggio valgono entrambi uno. Da quando i social hanno appiattito e immediatizzato il messaggio del premio Nobel e dello scemo del villaggio, è anche vero che di scemi del villaggio sui social ce ne sono parecchi.
e non la pensano tutti allo stesso modo. Quindi quando uno scemo del villaggio posta un messaggio a favore dei 5 Stelle, un altro scemo del villaggio posta un messaggio a favore del PD, un altro scemo del villaggio posta un messaggio a favore di Berlusconi, un altro scemo del villaggio posta un messaggio a favore di chi manca, di Salvini, i messaggi dei 4 scemi del villaggio si elidono. Mentre volete mettere la capacità di penetrazione nella testa della gente di una bugia che reca su di sé la testata autorevole di un grande giornale prestigioso, di grande tradizione e di storia centenaria. Volete mettere la differenza tra la cazzata che esce su un blog e la cazzata che viene detta e ripetuta dal TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, Studio Aperto, eccetera. L'ipse dixit che ha sempre accompagnato l'informazione televisiva e stampata non è nemmeno paragonabile all'ipse dixit del web. Soltanto uno scemo del villaggio può dire l'ho letto su un social, l'ho letto su un blog, perché per essere minimamente autorevole quel social e quel blog devono avere un nome, un cognome e un minimo di curriculum. Altrimenti è una delle tante cose che vagano per il web e che troveranno per la loro strada un altro messaggio uguale contrario che le cancellerà o che le neutralizzerà. Quindi la dannosità, la perniciosità di una bugia su un medium tradizionale è infinitamente maggiore rispetto alla pericolosità di una bugia che vaga sul web. Però è interessante vedere con quale atteggiamento puerile, infantile, persino tenero, le nostre classi dirigenti non vogliono prendere atto del fatto di essere al punto più basso della loro credibilità e invece di interrogarsi su come fare a recuperarla, preferiscono cercare le colpe da un'altra parte e hanno trovato appunto in questo slogan delle fake news un alibi per tutte le loro magagne. 2 anni fa c'era ancora Umberto Eco, avevamo fatto qui un recital a 2-3 mesi quant'era dal referendum e forse ricorderete che elencavamo tutte le balle che si raccontavano sul referendum ed erano tutte balle che si raccontavano a favore del sì. La RAI era tutta in mano a Renzi ed era tutta per il sì. Ricordo che Zagrebeschi aveva avuto dal TG1 7 secondi in 3 mesi per esprimere le ragioni del no, mentre le ragioni del sì andavano a reti unificate dalla mattina alla sera. Quindi non è nemmeno vero che le bugie siano esclusiva dei movimenti populisti, mentre invece i movimenti e i media mainstream sono depositari della verità. Tutti, indistintamente, chi più chi meno, fanno uso di bugie. Dipende poi dalla credibilità di chi le lancia e dalla credulonaria di chi le riceve. È chiaro che nei confronti di chi non ti ha mai governato o di chi ha fatto credere di non averti mai governato, è il caso dei 5 Stelle e della Lega, c'è una tolleranza superiore rispetto a quella di cui godono coloro che invece hanno più volte governato, evidentemente male, visti i risultati che hanno ottenuto. Quando anche questi due movimenti, uno veramente per la prima volta al governo, l'altro fintamente per la prima volta al governo, si saranno consumati con la necessità ogni giorno di fare delle scelte, quindi di accontentare qualcuno e di scontentare qualcun altro, anche la loro parola sarà meno vergine rispetto a come è in questo momento. Soprattutto se dall'altra parte non ci saranno vecchie facce riciclate e non credibili, ma magari ci saranno persone che oggi fanno l'asilo o la scuola elementare e che potranno dire legittimamente: non guardate a me perché io in passato non c'ero. Proprio oggi si parla delle esternazioni di Salvini contro la magistratura, esternazioni eversive,
ministro non può dire io sono stato eletto ai giudici, invece no. A parte che lo sappiamo tutti che i giudici non vengono eletti, meno male. Manca soltanto la campagna elettorale dei magistrati, immaginate il procuratore che fanno campagna elettorale, una roba. Lo sappiamo che i magistrati non vengono eletti, e neanche i medici non vengono eletti, cosa vuol dire? Sono parole eversive, quando si parla di attacco alla politica, inchiesta politica, attacco alla Costituzione, da parte di un ministro dell'interno e vicepresidente del Consiglio. Però vengono accolte come se fosse la prima volta che queste cose vengono dette. Alcuni, dotati di migliore memoria, dicono no, le diceva già Berlusconi. Io farei uno sforzo ulteriore di memoria ravvicinata. Le diceva anche Renzi. Andatevi a prendere i commenti di Renzi e dei suoi uomini quando partì l'inchiesta Consip. Renzi disse che lo stavano colpendo, guarda caso, perché era diventato Presidente del Consiglio, mentre prima non aveva mai ricevuto avvisi di garanzia, giustizia, orologeria, inchieste politiche. Come se fosse colpa dei magistrati che suo padre e il suo galoppino si fossero attivati presso un imprenditore di Napoli per taroccare il più grande appalto d'Europa, proprio perché il figlio era diventato Presidente del Consiglio. Se lo facevano prima non se li filava nessuno, ovviamente. Se sei il padre del Presidente del Consiglio e il galoppino del padre del Presidente del Consiglio, beh, qualcuno ti dà retta, soprattutto se alla Consip ci sono persone che sono state nominate da Matteo Renzi. E quando parte l'indagine, l'immediato circolo intorno a Renzi, dice l'amministratore di Consip, si attiva per far sapere agli indagati che sono indagati e che hanno le cimici nell'ufficio, per risparmiargli le conseguenze dell'indagine e rovinarla. E quell'indagine fu definita un colpo di Stato, un complotto, un attacco al governo. Non solo da Renzi e dai suoi, ma anche da molti giornali che oggi si scandalizzano perché Salvini dice le stesse cose. E mi dispiace dirlo, ma quando Berlusconi attaccava i magistrati reagivano. Ora che Salvini attacca i magistrati reagiscono e fanno benissimo. Perché non reagivano anche quando li attaccava Renzi? Per 5 anni. Non abbiamo sentito nessuna reazione, infatti oggi è più difficile ricordarci che Renzi usava le stesse parole di Berlusconi e di Salvini e i suoi pure. Perché? Perché non c'era reazione. Perché non c'era reazione. Renzi era visto come l'ultimo baluardo della classe dirigente prima della slavina populista. E quindi a Renzi si perdonavano delle cose che non si perdonavano a nessuno prima di lui. Adesso che la slavina è arrivata si può ricominciare tranquillamente a ricordare a un ministro che un ministro non può parlare così, con piena ragione. Bisognava però dirlo anche agli altri, per non che la gente senta puzza di doppiopesismo e di paraculismo. Ma dicevo, le fake news. Le fake news sono state evocate anche dopo le elezioni del 4 marzo. Ma in realtà sono state evocate prima. Ci fu un momento dopo il referendum in cui appunto si spiegò che il referendum era stato perso perché gli italiani non erano stati edotti della bontà di quella riforma costituzionale. Forse ricorderete che nel novembre dell'anno scorso, all'ultima Leopolda, Renzi disse: vi abbiamo sgamati, abbiamo le prove che utilizzate i fake, i troll di Putin per far arrivare in Italia e in Occidente le fake news. E lì, invece di controllare la parola di quello che non era più il premier, ma era ancora il segretario del PD, i grandi giornali cominciarono a fare delle inchieste sulle fake news. Io me ne sono appuntate alcune perché sono un collezionista, sto aspettando che finiscano tutte le puntate per vedermi la serie completa, come si fa con Netflix.
c'erano proprio degli inviati che andavano in queste centrali, queste cellule della spettra putiniana in Italia e all'estero, a smascherare coloro che materialmente rilanciavano, compilavano, ritwittavano, ripostavano le fake news. Ecco la cyber propaganda pro 5 Stelle, algoritmi, false notizie, bufale. Questa è la stampa del 16 novembre 2016. Beatrice Di Maio è una star del web pro 5 Stelle, si muove nel territorio della propaganda pesante che in tanti paesi, per esempio la Russia di Putin, assai connessa al web italiano filo 5 Stelle, dilaga. È stata denunciata alla Procura di Firenze dal sottosegretario Lotti. Ma chi è esattamente Beatrice Di Maio? Ha qualcosa a che fare con la Casaleggio, con la comunicazione ufficiale 5 Stelle? Beatrice Di Maio diventò una star, anche se nessuno riusciva a fotografarla. L'idea che un'emissaria delle fake news putiniane pro 5 Stelle avesse scelto come nickname proprio Beatrice Di Maio per passare meglio inosservata era abbastanza curioso, però può essere tutto naturalmente, cioè con tutti i cognomi che ti puoi inventare, proprio Di Maio, perché non ti notino. Qualche giorno dopo Franco Becchis scoprì l'identità vera di Beatrice Di Maio, la moglie di Brunetta. Si attende ancora, sono passati quasi 2 anni, che la stampa si scusi con i suoi lettori e con tutti i soggetti che aveva tirato in ballo per quella topica meravigliosa. Però la caccia alle centrali delle fake news è continuata con delle inchieste straordinarie lanciate proprio dall'avvertimento di Renzi, il quale disse: vi abbiamo sgamati. E adesso sull'Unità, poi nel frattempo l'Unità purtroppo ha chiuso, e quindi su un sito che si chiama Democratica, ogni settimana, ogni 15 giorni, pubblicheremo un report sulle fake news. E tanto uscirono. Scoperto nuovo vasto network di disinformazione di proprietà di un imprenditore romano con legami con un'associazione cattolica assai riservata, alla Luce di Maria. L'acronimo LDM, Luce di Maria appunto, o Luca di Montezemolo, non so, vedete voi, per depistare, stavolta non si chiamavano più direttamente Di Maio, ma Luce di Maria, no? Per Il Mattino, fake news, alleanza populista, una pista napoletana svela gli intrecci tra i siti di ispirazione grillina e quelli leghisti. Quindi da Mosca a Roma, adesso a Napoli, anzi ad Afragola, e lì un segugio del Mattino ha scoperto la seconda cellula italiana delle fake news, capeggiata da un certo Marco Mignogna, esperto di marketing cosh, non so cosa voglia dire, ma sicuramente vorrà dire qualcosa, ma anche webmaster freelance, titolare di Info a 5 Stelle, sito che ha un gruppo Facebook da 95.000 follower, usato per creare il dominio iostoconputin.org, sempre per nascondersi meglio, loro si chiamano direttamente iostoconputin.org, così non si capisce la regia russa che c'è dietro di loro. Pensate, questo putribondo figuro è amico su Facebook della Raggi, quindi è fatta praticamente, un volpone proprio. Anche sulla stampa scrivono: l'abbiamo contattato ma non ci ha risposto, dice ovviamente di lavorare in modo non ufficiale. Ma se non ti ha risposto, come cazzo fa a dire che lavora in modo non ufficiale? Ma è uno che dice e non dice. E soprattutto il suo logo evoca il giallo, e qui insomma non c'è bisogno di altre prove, se hai il logo giallo è chiaro da che parte stai. Repubblica, ecco dove vive e cosa fa Marco Mignogna, 41 anni, sposato, 3 figli, ancora bambini, è la figura unica già individuata dall'inchiesta del New York Times, già perché si è mosso anche il New York Times, sul peso delle fake news in Italia, il regista solitario dietro 19 siti di propaganda, nonché 3 di unione fra il Movimento 5 Stelle e la galassia di Matteo Salvini, la mente di un piccolo impero dei click, la mamma Rita aggiunge, mio figlio ci ha sempre saputo fare con i computer. Sa come si accende, insomma è uno, è avanti il ragazzo, sto Mignogna è un volpone anche lui della Madonna. Poi abbiamo Armando Manocchia da Imola, dominus del sito anti-islamico e anti-immigrati Imola Oggi.
l'imprenditore edile Vincenzo Todaro, siciliano di Sciacca che però vive a Parma perché si è inventato editore. Patron del sito La Catena Umana, gestisce una ventina di siti di notizie poco attendibili, potrebbe fare addirittura direttore di giornale, no? Di questo passo. Frascati, c'è anche Frascati, reportage del Messaggero, sul campanello di una palazzina in centro c'è scritto Web 365. Sì, è proprio la società indicata da BuzzFeed e dal New York Times come capofila di una centrale di fake news. Entri nel piccolo appartamento a piano terra e trovi crocifissi e immagini della Madonna, sono i loro camuffamenti, così mettono sempre dei crocifissi per evitare che la gente sospetti. No, non ci sono decine di PC in fila, anzi non ce n'è neppure uno, non si sa come cazzo facciano a diffondere, manco un PC. Quell'altro era bravo almeno col PC, questi non c'è, però con crocifissi, no, con la sola forza del pensiero diffondono fake news in tutto il mondo. Sempre filo diretto col Cremlino. Siamo tutti cristiani, per questo abbiamo concesso a Luce di Maria la sede di Frascati, erano addirittura gli affittuari della sede di Maria. Così si finanzia la fabbrica di fake news, questa è di Nuova Repubblica, porta a Londra, a Mosca e in Albania e parte, attenzione, da una fabbrica di manufatti in alluminio a Terni. Lì in una sera gelida di novembre, durante una pausa del cambio turno, Leonardo, un meccanico di 34 anni, ex punk, terza media in tasca, i soldi per comprare il primo modem non più di 6 anni fa, apre le porte del sistema, il sistema, quello con la S maiuscola, col modem e la terza media. E insomma, c'è di peggio. Un fiume di denaro. Leonardo, di cognome, fa piastrella. Ma attenzione, quando diventa un cavaliere nero dell'intossicazione online, si fa chiamare Hermes Maiolica. Non so se mi spiego, eh? Attenzione. E con quel nome è diventato il più noto bufalaro italiano. Chi non conosce Hermes Maiolica e le sue bufale? Insomma, immagino che voi tutti frequentiate. Un giorno alla sua porta, indovinate chi bussa? I broker pubblicitari che cercano gente che faccia traffico. Incredibile, ma vero, questo piastrella alias Maiolica, la terza media, il modem eccetera, ma ha scoperto questa verità sconvolgente: i pubblicitari cercano i siti che fanno traffico, perché se fai pubblicità dove c'è traffico la vede qualcuno, se fai pubblicità dove non c'è traffico non te la vede nessuno. Ecco, quindi lui fa traffico, lo cercano i pubblicitari e quindi c'è un fiume di denaro che da Londra, con società russe, cos'è, arriva fino a Imola da Maiolica. Il giallo però si ingrossa, perché sul finale del reportage, sono 2 pagine, si legge: da qualche giorno in rete ha cominciato a fare capolino un certo Vincenzo Ceramica. Provate a indovinare chi sia, eh? E se arriva Ermattonella, no, per dire, no, sembra di stare all'idea standard, e invece siamo nella spectre delle fake news putiniane. Intanto sul sito Democratica cominciano a comparire i report annunciati o minacciati da Renzi. Ce n'è uno che attribuisce parenti inesistenti alla Boldrini, ce n'è un altro che attribuisce parenti inesistenti a Renzi, come se non bastassero tra l'altro i parenti esistenti, il padre, la madre, il cognato che rapinava l'UNICEF, cioè pensate la sfiga di quell'uomo, no? Quindi gliel'hanno pure attribuiti che non ne ha, che di inesistenti, con tutto quello che c'ha in famiglia sto povero ragazzo. E poi c'è un altro, guardate che avere un cognato che ti rapina i bambini africani portandogli i soldi all'UNICEF ci vuole veramente della sfiga. E quando prendi il piano inclinato non risali più. Poi c'è una fake news attribuita a Salvini.
questo è sul sito Democratica, lo trovate, spero che non l'abbiano rimosso perché è una miniera di umorismo involontario straordinaria. I direttori sono due, sono Andrea Romano e Mario Lavia, li vedete nei migliori talk, soprattutto la mattina presto, ormai li mettono lì. Smascherano una pagina di disinformazione politica che si chiama Adesso Basta, sulla cui natura spontanea emerge qualche dubbio. Per le reciproche condivisioni con account ufficiali Twitter e Facebook della Lega. Un account ufficiale della Lega che condivide l'articolo di Adesso Basta su un tema molto caro al partito di Salvini. Poi direte, non so, l'immigrazione, le ONG, il razzismo, sparare ai ladri. No, il caso di nonna Peppina, che ha conseguenze economiche e politiche di un certo spessore. Chi è nonna Peppina? Nonna Peppina, per chi non fosse addentro a queste cose di spionaggio internazionale, è il nome di battaglia di una certa Giuseppa Fattori, 95 anni, di San Martino di Fiastra, provincia di Macerata. È una terremotata, poveretta. È stata sfrattata perché la sua casa cascava, l'hanno ficcata in un container e a un certo punto piove, nevica, fa sole, nonna Peppina, insomma, c'ha 95 anni, vive lì in un container, e quindi Salvini, che non è scemo, è andato lì ovviamente a farsi propaganda elettorale dicendo: vergogna, avete lasciato nonna Peppina nel container, adesso ci pensiamo noi. Che cosa sostengono questi qua? Che lo sfratto di nonna Peppina è una fake news. Mentre in realtà lo racconta lei, poveretta, anche se non ci andava Salvini, l'avevano sfrattata lo stesso. Questo è il più importante caso concreto di fake news segnalato dal sito di Democratica. Si pensava al grande vecchio e invece è arrivata la grande vecchia. Quando è crollato il ponte di Genova a Ferragosto, alla vigilia di Ferragosto, non so se ricordate di che cosa parlavano i giornali e i telegiornali. Parlavano di un attacco troll di marca putiniana a Mattarella, che era avvenuto qualche mese prima. Ci riferiamo alla famosa sera in cui Mattarella riceve Conte con la lista dei ministri, vede che nella lista dei ministri c'è il ministro Savona, si incazza e rispedisce al mittente Conte con tutto il governo, e poi fa una dichiarazione pubblica in cui dice che non può assolutamente accettare un ministro dell'economia come Savona perché Savona non è gradito ai mercati finanziari e rischia di farci uscire dall'euro, anzi sicuramente ci farà uscire dall'euro e incenerirà i nostri sudati risparmi. La cosa desta un certo sconcerto anche non soltanto tra i fan delle due forze di maggioranza che speravano di avercela fatta a mettere insieme il governo, perché cercando e ricercando tra gli articoli della Costituzione non si rinviene la parola mercati finanziari. Non pare che non sia previsto dalla Costituzione che un ministro debba piacere ai mercati finanziari, e quindi ci si interroga su come sia venuto in mente al capo dello Stato, che fu una persona estremamente posata, un costituzionalista, un ex presidente, un ex membro della Corte Costituzionale, di dire che i ministri non possono essere sgraditi ai mercati finanziari, anche visto che cosa hanno combinato i ministri che erano invece graditi ai mercati finanziari, tutti quelli di prima, altrimenti non sarebbero passati, no? Perché se è vero che chi è sgradito ai mercati finanziari non passa, vuol dire che tutti quelli che abbiamo avuto prima erano graditi, visto come si sono ben comportati. Forse per cambiare un po' poteva essere anche il caso di mettere uno che non fosse gradito ai mercati finanziari, ma insomma in quel momento si aprì un dibattito fra costituzionalisti. Ci furono costituzionalisti, non certo grillini o leghisti, come la Carlassare, come Villone, come giuristi come Mattei, come si chiama, altri, Alberto Lucarelli eccetera, che dissero: qui non ci siamo. Di Maio dà di matto e quella sera annuncia in diretta televisiva al telefono con Fazio
la richiesta di impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica, e così passa immediatamente dalla ragione che aveva al torto, nel senso che come era improbabile che Mattarella potesse appoggiare un ministro perché sgradito ai mercati finanziari, così sembrava di sparare a una pulce con il bazooka chiedere l'impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica. E infatti il giorno dopo intervenne Grillo e poi Di Maio andò e chiese scusa, e sperando che nessuno si ricordasse la cazzata che aveva fatto e che aveva detto. Dico per inciso che Savona, che in quei giorni tutti i grandi giornali dipingevano come una specie di pericolo pubblico, sembrava quasi che fosse dell'ISIS, cioè uno con un cinturone nascosto sotto il doppio petto, pronto a farsi esplodere a Bruxelles, a Strasburgo, in sedi europee, eccetera, se fosse stato ministro. Non è poi diventato ministro dell'economia perché era sgradito ai mercati finanziari e ci avrebbe fatti uscire dall'Europa, ma è stato nominato ministro dell'Europa. Io l'ho trovato meraviglioso, cioè, ma dico, ma mettilo alla marina mercantile, non so, mettilo all'agricoltura, no? Se dici che fa esplodere tutto, che incenerisce, no, invece proprio ministro dell'Europa, hanno detto lì va bene, c'è problema. Guardate che tutti quelli che hanno cominciato a massacrare, notate che c'era una ragione per cui Savona non avrebbe dovuto fare il ministro, è che aveva una prescrizione per un reato, credo, di aggiotaggio in una sua vita precedente, quando faceva il banchiere. Peraltro aveva fatto anche il ministro di Ciampi, nessuno si era mai accorto di queste sue inclinazioni terroristico-eversive. È stata una scoperta nel suo 82esimo compleanno, all'improvviso si è scoperto che avevamo Bin Laden in casa, ha fatto il banchiere, il ministro, qualsiasi cosa, è stato in Banca Italica, improvvisamente era diventato un pericolo pubblico, ha smesso di esserlo quando è diventato ministro dell'Europa, adesso è già stato più volte a Bruxelles, non ci sono stati attentati, danni, niente, quindi pare che l'abbiano fatto brillare nel deserto del Nevada, evidentemente, quindi è innocuo, adesso è disinnescata la mina di Savona. Ma nei giorni precedenti Ferragosto, a proposito di quella notte in cui Di Maio disse facciamo l'impeachment, la Meloni disse facciamo l'impeachment, ovviamente quella notte tutti i fan club che ci sono sul web, i siti ufficiali, ufficiosi, fiancheggiatori, simpatizzanti, eccetera eccetera, rilanciarono tutti l'hashtag Mattarella dimettiti, eccetera. È ovvio, se uno è 5 Stelle sente Di Maio immediatamente rilancia, no? Sente la Meloni immediatamente rilancia. No, non bastava questa spiegazione, anche qui è iniziata, non si sa come, è partita una leggenda metropolitana in base alla quale tutti quei siti, quei social che quella notte, il giorno dopo, fino alla retromarcia di Di Maio, rilanciarono l'hashtag Mattarella dimettiti, erano di marca putiniana, venivano direttamente da una centrale non di Mosca stavolta, ma di San Pietroburgo. Corriere fece titolone, gli altri ripresero, eccetera, eccetera. E non si capisce che bisogno ha uno dei 5 Stelle o uno della Meloni per condividere un messaggio del proprio leader, di chiedere a Putin che cosa deve scrivere. Ma lo sa benissimo lui che cosa deve scrivere, ma per quale motivo ci deve essere dietro Putin? Ma anche se ci fosse dietro Putin, chi se ne frega? Putin farà il suo gioco, come fanno il gioco tutte le agenzie di disinformazione che ci sono in giro per il mondo. Perché cosa credete? Che invece la CIA non faccia queste operazioni? Che invece i servizi britannici non facciano queste operazioni? Che i servizi tedeschi non facciano queste operazioni? Tutti cercano di influenzare la politica degli altri paesi a proprio uso e consumo. Non solo Putin, che a me tra l'altro sta enormemente sulle palle e detesto chiunque ama Putin. Quindi proprio non sto difendendo Putin. Mi sto domandando che bisogno c'è di tradurre dal cirillico il messaggio Mattarella dimettiti quando ce l'hai pronto in italiano, perché l'ha detto Di Maio in diretta televisiva. Ma siamo andati giorni e giorni avanti, pagine e pagine di giornale. Ma la procura di Roma, non avendo evidentemente di meglio da fare, sapete, a Roma non si commettono delitti, ha aperto un'inchiesta e l'ha affidata all'antiterrorismo. C'è l'antiterrorismo che, finché non verrà archiviata tra le risate generali, si sta occupando di vedere se c'è qualche messaggio che arriva da San Pietroburgo con scritto Mattarella dimettiti, o non so come si dica, in cirillico ovviamente. L'antiterrorismo.
magistrati impegnati in una puttanata di questo genere. E chi scriveva che era una puttanata quasi faceva un vilipendio nei confronti del capo dello Stato, che veniva dipinto molto offeso da questo fatto. Dopodiché, per fortuna, siamo stati, per fortuna si fa per dire, tragicamente, drammaticamente siamo stati riportati alla realtà. Perché questa strozzata dei troll di Putin con scritto Mattarella dimettiti, di cui i giornali indicavano anche alcuni emissari in Italia, tale Pier Giorgio detto Pier Cantagallo, grande cocomero classic, che è il mio preferito in assoluto, c'era uno grande cocomero classic, viene giù il ponte e immediatamente dice: ma di che stavamo parlando? Dei troll di Putin? E abbiamo scoperto una realtà che avevamo sepolto nella memoria, e cioè che governi su governi per 20 anni avevano regalato a dei privati il diritto di ingrassare sulle autostrade che avevamo pagato noi con le nostre tasse e che aveva costruito lo Stato con i soldi delle nostre tasse. Pensate che meraviglia, lo Stato costruisce una casa, poi quando c'è da prendere l'affitto dice no, lo prende un privato, il privato si mette lì in portineria, dice lei chi è? Vado a casa mia? No, deve pagarmi il pizzo. Dice: ma lei chi è, scusi, ha costruito la casa? No, mi manda D'Alema, mi manda Prodi, mi mandano Berlusconi e Salvini, mi manda Del Rio, deve pagare a me. Ma lei che ha fatto? Niente. Ma lei fa la manutenzione? Se mi gira. Dice: ma ho visto quella crepa. Poi vediamo. Sa, sono quotato in borsa. Se non faccio sufficienti utili, il titolo magari cala. Meno investimenti in manutenzione faccio, più il titolo va bene. Sa per cosa uso i soldi del suo affitto? Per comprare delle altre case anche all'estero. Sono un imprenditore. È comodo fare gli imprenditori così. Rischio impresa 0, profitto 1000, obblighi praticamente niente perché ti controlli da solo e ti imponi da solo le cose che devi fare. E quando le fai puoi usare in house, cioè in casa tua, le tue imprese per fare la 40% di manutenzione senza neanche indire una gara. Ma nemmeno se se la fossero scritta i Benetton, scusate se pronuncio questa parola impronunciabile, nemmeno se se la fossero scritta i Benetton da soli gli sarebbe venuta così bene quella privatizzazione. Noi ci mettiamo i soldi e loro incassano i pedaggi. E noi l'abbiamo pagate 3 volte, non una volta, 3 volte con le nostre tasse, la rete autostradale che hanno in concessione i signori Benetton. Adesso io non voglio fare polemica, andate a vedervi i grandi giornali nei giorni successivi al crollo del ponte. Per 3 giorni la parola Benetton non è mai comparsa in nessun titolo, né di prima pagina né di pagine interne dei grandi giornali italiani e dei telegiornali italiani, mai. Il massimo della cattiveria che ci mettevano era parlare di Atlantia, che sembrava un'astronave di un film di fantascienza o una città sommersa. Atlantia era affascinantissima. Poi si è scoperto che Benetton per il lutto avevano dato una grigliata il giorno dopo e la sera stessa una serata danzante a Cortina. Non l'ha ripresa nessuno questa notizia, nessuno. E poi le fake news sono quelle di Mignogna e di Ceramica e di Maiolica e di Putin. Ma la vergogna esiste ancora in questo paese, in questo mestiere, o dov'è finita?
Naturalmente andate a vedere quanta pubblicità fanno i Benetton su certi organi di informazione, che sponsorizzazioni fanno, eccetera, e capirete. Ma non è nemmeno quello. È proprio che la classe dirigente si tiene, si regge, si sorregge, si puntella. Non si può parlare male dell'amico, dell'editore, perché fanno parte tutti dello stesso mondo. È un mondo appunto che sta precipitando insieme ai suoi ponti, mal costruiti e mal mantenuti, ma che non si domanda perché. E guardate che l'intervista che l'altro giorno ha dato al Corriere della Sera Gilberto Benetton, io non so se avete avuto occasione di leggerla, io ogni volta che leggevo una risposta dicevo: adesso glielo dice, ma cosa sta dicendo, scusi, non c'è, forse gliel'ha detto in privato. Come ha scritto Giorgio Meletti sul Fatto, è l'intervista tipica di un imprenditore sedicente che considera gli italiani 60 milioni di deficienti. Altrimenti, se non pensasse che siamo tutti deficienti, non potrebbe dire le cose che è riuscito a dire. Il disastro di Genova deve essere per noi come azionisti un monito perenne a non abbassare mai la guardia e continuare a spingere il management, che ha la responsabilità della gestione, a fare sempre di più e di meglio nell'interesse di tutti, e ripeto, tutti. Speriamo che non facciano né di più né di meglio, perché ci basta quello che hanno fatto finora. Ma voi vi ricordate che appena è venuto giù il ponte la prima preoccupazione del PD era il titolo in borsa di Atlantia? E la prima preoccupazione dei giornaloni era quella di dire: mi raccomando, nessuna revoca delle concessioni, nessuna ristatalizzazione delle autostrade, per carità, non togliamo le autostrade ai privati. Parlavano come se il ponte fosse caduto per un missile o per un attentato. Il titolo di questa intervista era: non potremo mai dimenticare. Non hanno detto una parola. A proposito, gli hanno fatto una domanda sui festini a Cortina, lui ha detto: è un'insinuazione, poi però ha detto che è vero. Gli hanno anche chiesto come mai non abbia la famiglia Benetton avuto la delicatezza di dire una sola parola per i 43 morti e per tutti gli sfollati, feriti, eccetera. Lui ha risposto: sa, dalle nostre parti il silenzio è considerato segno di rispetto. Poi si parla della privatizzazione e Gilberto Benetton spiega che quando Prodi, che aveva bisogno di soldi, gli chiese per favore di prendersi Autostrade, lui che cosa fece? Si immolò, offrendo una cifra che allora fu giudicata spropositata. Ma facciamo una colletta, restituiamogli qualcosa. Avremmo potuto fermarci molto tempo fa e goderci la vita, ma magari. Tutto questo è uscito nero su bianco. Vogliamo costruire un campione italiano capace di competere nel mondo, nelle autostrade, negli aeroporti e nelle altre infrastrutture. Ma se non hai idea di come sia venuto giù il ponte Morandi, ma come pensi di diventare un campione mondiale delle infrastrutture? Con gli scongiuri? E ha scritto giustamente Giorgio Meletti. E poi c'è un avvertimento per Salvini, che aveva definito i Benetton senza cuore. Sentite come gli risponde. Fa un po' l'offeso, con la boccuccia così, un po' mogia. E dice: siamo sempre disponibili al dialogo, ma per un confronto serve un clima costruttivo. Dispiace, ma io credo che Salvini conosca gli imprenditori e sappia quello che c'è nei loro cuori. Capisce a me, diceva Di Pietro, no? Salvini sa quello che c'è nel cuore e anche magari nelle tasche, negli armadi, nei cassetti degli imprenditori. La Lega ha ottimi rapporti con i Benetton, non soltanto in Veneto, la Lega ha votato il rinnovo della concessione nel 2008. E quindi stato accorto. I prenditori,
di Atlantia. Poi, col tempo, finalmente si è potuta nominare la parola Benetton e la famiglia Benetton. Io credo che sia anche per questo motivo che l'Italia, come scrive giustamente il Corriere, è in fondo ai paesi occidentali per quanto riguarda l'aderenza delle nostre percezioni alla realtà. È uscito un bellissimo studio che sta per essere pubblicato in un libro del responsabile inglese della società Ipsos, Bobby Duffy, che si intitolerà The Perils of Perception, che fa uno studio su cosa sanno e cosa pensano gli italiani, i francesi, i tedeschi, gli inglesi, gli spagnoli, i danesi, gli americani, eccetera, eccetera, su alcune cose comuni. È uno studio comparato. Per esempio, in Italia, alla domanda secondo te quanti cittadini musulmani ci sono ogni 100 abitanti, in media si risponde 20 su 100, cioè la percezione media degli italiani è che un italiano, che un residente in Italia su 5 sia musulmano. In realtà i musulmani sono 3,7 su 100, abbiamo una percezione falsata di 7 volte. Alla domanda fatta da un altro centro di ricerca dell'Istituto Cattaneo, secondo te quanti immigrati ci sono in Italia, in rapporto alla popolazione, la risposta è 25%, quella vera è 7%. Questo dipende dalle fake news di Putin, questo dipende dalla propaganda di Salvini. No, perché questa era la percezione che avevano gli italiani anche 10 anni fa, quando centrodestra e centrosinistra facevano a gara a rubarsi i voti, confondendo appositamente il tema migrazione e il tema sicurezza, il tema criminalità e il tema sicurezza, e invece di fare serie politiche di sicurezza, come dice Pier Camillo Davigo, facevano politiche di rassicurazione con i decreti e i pacchetti sicurezza. Secondo voi chi è che voleva punire con il carcere chi va in giro con una bomboletta perché potrebbe usarla per spruzzare vernice su un muro? Giuliano Amato, ministro del centro-sinistra. Chi è che voleva arrestare i lavavetri agli angoli delle strade? Una giunta di sinistra di Firenze. Poi è arrivato Salvini con il suo razzismo, la sua xenofobia e non ci piove. Ma questa percezione non è di oggi. Questa percezione falsata c'è da molto tempo. E se posso aggiungere, secondo me è anche dovuta al fatto che noi, una volta che li abbiamo accolti, ci beiamo tutti del fatto che li abbiamo accolti, nel senso che sono arrivati, hanno poggiato il piede sul suolo patrio e quindi da quel momento in avanti chi se ne frega. La Merkel, la terribile Merkel, ha inglobato nella popolazione tedesca più di 1,5 milioni di migranti provenienti dalla Siria, dall'Afghanistan e dal Pakistan, e dopo qualche frizione dei primi mesi, ora sono spariti dalla vista delle persone. Perché? Perché vanno a scuola e lavorano. Non bighellonano tutto il giorno nei giardini delle stazioni. Gli danno della roba da fare, ovviamente, per utilizzarne la manodopera, ma anche per evitare che cadano in tentazione preda di organizzazioni criminali, o semplicemente, non avendo niente da fare, si ubriachino, disturbino le persone e cose di questo genere. Se non li vedi, la percezione dell'immigrazione diventa più corretta. Se li vedi tutti, sempre per la strada, la percezione dell'immigrazione diventa gonfiata. Ma è un problema politico, non è soltanto un problema delle fake news che ci manda Putin. E quindi le cose complesse andrebbero affrontate in maniera complessa anziché in maniera semplicistica.
So che ora si sia fatta, ma non ve la meno mica ancora per molto. Adesso c'è un governo strambo, molto strambo. Forse il governo più strambo che abbiamo mai avuto. Nel senso che raramente si erano viste forze così diverse fra di loro, con elettorati così diversi fra di loro. Imprevedibili in qualche modo. Per noi giornalisti è un momento sicuramente felice, perché quando non sai domani che cosa può succedere, è meglio della morta agora di quando è tutto pianificato ed è tutto previsto, ma certamente è un motivo di ansia. Io credo che un governo così strano, una specie di Frankenstein, pezzi assemblati in malo modo, molto improbabili in parte, non si possa spiegare se non si spiega quello che c'è stato prima. E io credo che anche il consenso spropositato, perché l'ultimo sondaggio di Pagnoncelli di questa mattina, Lega al 33,5%, 5 Stelle al 30%, sì, vuol dire che la Lega è più avanti dei 5 Stelle, ma vuole anche dire che questo governo ha il 63,5% di consenso, cioè vuol dire che 2 italiani su 3 stanno dalla parte di questo governo. Non era mai capitato. Non era mai capitato, a memoria d'uomo, un consenso così alto per un governo così improbabile, tra l'altro. E non era capitato negli ultimi 10 anni nemmeno un governo che avesse la maggioranza parlamentare. Noi ce lo siamo sempre dimenticato, perché quando qualcuno dice prima c'erano i governi non eletti, saltava su il purista che diceva ma i governi non si eleggono, si eleggono i parlamenti che poi esprimono maggioranze, che poi esprimono governi, è verissimo. Ma quando uno va a votare, lo sa per che progetto va a votare. Se dopo essere andato a votare vede che al governo vanno dei personaggi che nessuno sospettava che sarebbero andati al governo, per fare delle cose che nessuno sospettava che sarebbero state fatte, è lì che nasce l'antipolitica, è lì che nasce la sfiducia nelle istituzioni e la sfiducia anche nello strumento del voto. È anche per quello che l'astensionismo aumenta, perché molta gente ritiene che il voto sia inutile, tanto poi quelli si mettono d'accordo per fare il contrario di quello che ci hanno detto. E pensate al governo Monti. Cade il governo Berlusconi, la maggioranza degli italiani aveva votato per il centrodestra, a un certo punto si è trovato un signore uscito dal cilindro di Napolitano che mette insieme il PD che faceva l'opposizione, Berlusconi che stava in maggioranza, per sostenere un governo che fa delle cose che il popolo non ha mai nemmeno sentito nominare. La riforma Fornero sarà buona, sarà cattiva, io non lo so, ma chi l'aveva mai votato un partito che prometteva la riforma Fornero? Boh. Dopodiché passa quell'esperienza, si dice mai più torniamo alla sovranità popolare, si va a votare, Berlusconi perde 6 milioni e mezzo di voti, il PD perde 3 milioni e mezzo di voti, Monti si presenta, sembrava sto gran cazzo, alla fine ha preso meno della somma dei suoi due alleati Fini e Casini. Cioè, se c'era una cosa chiara che gli italiani avevano detto adesso però basta, basta larghe intese, basta Monti, basta quella roba lì. Che cosa sono riusciti a fare nel giro di 3 mesi con un paio di magheggi di elezioni di Napolitano, un nuovo governo di larghe intese con la stessa identica maggioranza che era stata bocciata alle elezioni che aveva sostenuto Monti, con il governo Letta. Poi Berlusconi viene condannato, se ne va, ma lascia incollati alle poltrone, perché non riescono a staccarsi, i suoi ministri che fondano un partito, il partito del nuovo centrodestra. E la legislatura prosegue con il governo Renzi che prende il posto del governo Letta, sempre con la stessa maggioranza,
E poi dopo il referendum Renzi lascia e arriva Gentiloni sempre con la stessa maggioranza. E a furia di abituarsi all'idea, nessuno calcola il fatto che quei governi la maggioranza non ce l'avevano. Non solo non rappresentavano la maggioranza degli italiani, ma non avevano proprio i numeri in Parlamento. Voi direte, come facevano a stare in piedi? Stavano in piedi perché beneficiavano del premio di maggioranza della legge Porcellum, che nel frattempo la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale. Erano governi di minoranza in Parlamento e nel Paese. Molti costituzionalisti dicevano, fate in fretta, un po' di straforo, cambiate la legge elettorale e poi portateci a votare, perché non siete legittimati dopo la sentenza della Corte. Invece se la sono fatta tutta la legislatura, e con quella minoranza volevano addirittura rifare la Costituzione. Se uno non si ricorda che avevamo ormai dimenticato l'idea di avere un governo che godesse della fiducia della maggioranza dei cittadini italiani, non lo spiega per quale motivo adesso a questi perdonano tutto. Uno dei motivi per cui a Conte, Salvini e Di Maio si perdona tutto è che prima c'era Renzi e prima di Renzi c'era Letta e prima di Letta c'era Monti e prima di Monti c'era Berlusconi, e i risultati ce li ricordiamo ancora. E né nel centrodestra che sta all'opposizione né nel centrosinistra è mai venuto fuori qualcuno che non c'entrasse con quelle stagioni lì, per cui fino a quando uno dice che schifo questo governo, fammi vedere cosa c'è dall'altra parte, e vedi che cosa c'è dall'altra parte, dice vabbè, teniamocelo ancora un po', intanto magari succede qualcosa. Altra situazione estremamente pericolosa: non c'è un progetto alternativo a quello del governo. Io sento dire, Salvini si metta, i 5 Stelle facciano cadere il governo. Benissimo, il giorno dopo che cosa succede? Ritorniamo alla situazione del dopo 4 marzo, quando, grazie a una nuova legge elettorale, il Rosatellum, abbiamo avuto una coalizione vincitrice ma non autosufficiente, il centrodestra, è un partito vincitore ma non autosufficiente, i 5 Stelle, tant'è che Mattarella non sapeva chi invitare per primi alle consultazioni, perché entrambi rivendicavano legittimamente di avere vinto, o almeno di essere arrivati primi. Quella legge elettorale che senso aveva? Era stata fatta apposta su misura per Renzi e Berlusconi per propiziare un accordo fra loro due. Quindi avevano presentato due finte coalizioni alle elezioni, Renzi con la Bonino e un certo Sant'Agata, che non è Tony Sant'Agata, ma era un certo Sant'Agata, amico di Prodi, e con la Bonino, che astutamente aveva chiamato il suo partito Più Europa, è un tema che in Italia è sempre molto popolare. Infatti non ha fatto il quorum, e dall'altra parte c'era la finta coalizione di centrodestra, Berlusconi, Meloni, Salvini, e lo sapevano benissimo Berlusconi e Renzi che la sera delle elezioni avrebbero salutato i loro alleati, si sarebbero messi insieme. Il problema è che non hanno preso nemmeno i voti sufficienti per arrivare a quel 40% che gli avrebbe dato il 50 più 1 previsto dal Rosatellum. Ecco perché si è scatenato quel casino infinito per cui non si capiva più niente. Perché eravamo ritornati nel sistema proporzionale, e nel sistema proporzionale il governo non esce dalle urne, è dai maggioritari che esce di solito la maggioranza e il governo dalle urne. Nei proporzionali prima si vota e poi si fanno le coalizioni. E chi ha fatto quella regola, e cioè il PD e Berlusconi e la Lega, perché l'hanno votato Renzi, Berlusconi e Salvini, il Rosatellum, la Meloni e Di Maio non l'hanno votato. Chi fa quella regola dovrebbe almeno giocarci poi con quella regola, perché se non giochi con le regole del proporzionale e continui a giocare con le regole del maggioritario, il sistema salta, e infatti è quello che è successo. Mattarella ci è diventato matto, li chiamava e gli diceva: avete un bonus, ciascuno di voi può dire no a uno solo. Infatti 5 Stelle hanno detto: noi diciamo no a Berlusconi. Berlusconi è tutto stupito, diceva: ma come, nessuno mi ha mai detto no in vita mia, com'è possibile? Ci trovavamo così bene con gli altri, eccetera. Niente. La Lega ha detto noi no al PD,
Berlusconi ha detto no ai 5 Stelle, anzi io i 5 Stelle li manderei a lavare i cessi a Mediaset, dove c'è un sacco di merda tra l'altro da portare via, quindi c'è un grande bisogno. E poi arriva il PD col reggente, l'autoreggente, il poro Martina, no? Quello che se non si regge da solo viene giù, è un autoreggente, e poveretto deve chiedere il permesso anche per fare i suoi bisogni, cioè non rappresenta nessuno, e quindi lui dice mi hanno detto di dire di no a tutti, e no, non si può, l'avete fatto voi il proporzionale, scegliete, no, noi non ci siamo per nessuno, non contate su di noi, stavolta saltiamo un giro, ma siete il secondo partito. A quel punto è nata questa cosa meravigliosa che io poi ho letto su grandi giornali, gli stessi che oggi dicono che il PD avrebbe dovuto dialogare con i 5 Stelle, e l'avessero detto all'epoca. Quella meravigliosa cazzata detta da Renzi e quindi anche da Martina, gli elettori ci hanno voluti all'opposizione. Ora pensate alla meravigliosa cazzata che sottesa in questa frase. Cioè tu elettore la mattina del 4 marzo esci e dici adesso li voto così li mando all'opposizione. E come si distingue un voto al PD perché vada in maggioranza da un voto al PD? Fai una postilla, sarebbe nulla la scheda se gli scrivi, mi raccomando però, all'opposizione, è nulla. Come avranno fatto a scoprirlo? Che erano tutti voti per mandarli all'opposizione. Ma chi ti vuole mandare all'opposizione vota per il tuo nemico, ovviamente. Non c'è nessuno che li vota per mandarli all'opposizione. Dice, ma ci hanno votato in pochi. Sì, ma quei pochi ti volevano al governo. Almeno quelli. Loro pensano che gli elettori si mettano d'accordo. Allora, io vado e li voto. Te però stammi a casa perché se facciamo massa, poi quelli mi tornano al governo. Ma guardate che è una roba da TSO. Gli elettori ci vogliono all'opposizione. Che fa il paio con la teoria del popcorn. In base alla famoso detto cinese, siediti in riva al fiume e aspetta, un giorno passerà il cadavere del tuo nemico. Ma come dice Gigi Proietti, se non l'ammazzi prima il tuo nemico, quello non passa. Passa prima il tuo di cadavere. C'è questa scena incredibile di Renzi che arriva a un fiume che aspetta il cadavere di Salvini e Di Maio, intanto vanno al 35%, quell'altro resta al 35%. E dall'altra parte, su un fiumiciattolo un po' più a monte, ci sono tutti gli impavidi nemici di Renzi che, non avendo le palle per farlo fuori, aspettano anche loro che qualcuno gliel'ammazzi e che passi il suo cadavere. Quindi ci sono i Gentiloni, Franceschi, tutti questi cuor di leone, Martina, che aspettano appollaiati, dice un giorno o l'altro passa, quello non passa perché è sotto che aspetta a sua volta il passaggio e gli ha detto intanto nei sondaggi il governo cresce. Ma è un manicomio questa roba qua, è un manicomio. Eppure guardate le bolle mediatiche sono straordinarie. Un anno fa, sembra un secolo, perché ormai le cose cambiano rapidissimamente e ce le dimentichiamo con una velocità da pesci rossi, ma esattamente un anno fa chi era, ve lo ricordate, il leader emergente che dominava le prime pagine dei giornali e si accingeva a riunificare, a federare una grande sinistra del cambiamento? Cazzo, ma ve lo siete dimenticato tutti anche. Pisapia. Ma non ve lo ricordate il caso Pisapia? Ma guardate che è un caso da studiare all'università, ma non per lui, poveretto, che si impegnava, c'è l'avvocato di Benedetti, a un certo punto Benedetti aveva perso per strada Renzi, ne voleva inventare un altro, gli hanno questa abitudine. C'è voluto un po' a distaccarsi, del resto Renzi gli avvertiva il giorno prima che faceva il decreto sulle banche popolari, così quelli facevano 600.000 euro di speculazione in borsa senza colpo ferire, quindi averne.
però avevano individuato Pisapia, e Pisapia cominciò a diventare una, come la rana della bocca larga della come la rana della fiaba di Esopo, gonfiava. Succedeva una cosa in Nuova Zelanda, c'era un'intervista a Pisapia che commentava, nella terra del fuoco succedeva una roba, gli aborigeni eccetera, il parere di Pisapia era ovunque. Cosa dirà Pisapia? Posso andare in bagno? Meglio sentire Pisapia. Ma per mesi è andata avanti sta menata di Pisapia. Dopodiché, come dimostrate voi, non vi ricordate nemmeno più il suo nome. Perché che cosa mancava a Pisapia? Una cosa, un dettaglio, i voti. I voti. Vi ricordate quanti titoloni in campagna elettorale? Scende in campo la Bonino. È un titolo che io leggevo già nel 76, quando entrò in Parlamento per non uscirne mai più. La Bonino veniva spacciata per il nuovo che avanza, ma sta lì dal 76. Si è alleata con quelli della Prima Repubblica, con Berlusconi, quando c'erano Previti, Dell'Utri, cioè, poi si è alleata con la sinistra, poi voleva tornare dall'altra parte. Di tutto ha combinato. Bravissima persona, ma politicamente diciamo un pochino volatile. Scende in campo Lavorino, sembrava che dovesse prendere, che ha preso il 2%, non ha fatto manco il quorum. Doveva raccogliere le firme, si è messa a frignare, perché come fai, faccio io a trovare 300 firme, sarebbe offensivo. Le hanno appiccicato Tabacci. Sali e Tabacci, è venuto fuori una lista Bonino-Tabacci, cioè l'abortista più abortista e il bigotto più bigotto che ci fosse. E la lista carnivoro-vegetariana. 2%. Se pigliasse tanti voti quanti titoli piglia sui giornali, la Bonino sarebbe Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Sindaco di Roma, non ne ha mai azzeccata una, però continuano queste bolle mediatiche. Un anno fa c'era Macron. Macron. Oggi i sondaggi di Macron lo danno al 60% di impopolarità, vuol dire che due francesi su tre lo vogliono prendere a calci nel culo. Dopo un anno... I nostri infatti vogliono fare un partito alla Macron, arrivano sempre in orario. L'accelerato delle 4:30 dice che bisogna seguire l'esempio, ma se non lo vogliono nemmeno i francesi. C'erano episodi di provincialismo imbarazzante. Come dice Andrea Marcenaro, possiamo pure abolirle le province, ma il provincialismo non riusciremo mai ad abolirlo. Le mosche cocchiere che facevano i più macroniani di Macron, che saltavano sul carro del vincitore, che dicevano Macron l'ho inventato io, Macron mi copia. Brunetta disse abbiamo lo stesso programma. Macron che copia Brunetta. C'era un certo Gozzi che diceva Macron è il Renzi francese, solo che lui le ha vinte le elezioni almeno una volta. Gozzi raccontava, ciao Francesco, raccontava alla stampa che Macron prima di fondare En Marche gli aveva telefonato per dirglielo in anteprima, Gozzi. Non so se ce l'avete presente Gozzi, è un minore del Novecento. Cioè voi immaginate uno che deve fondare un movimento in Francia, che cosa fa? Per precauzione. Chiama Gozzi, dice vedi mai che sia contrario, invece l'ha chiamato e ha detto guarda Sandro io farei un movimento, lo chiamerei En Marche, e Gozzi ha detto vai tranquillo, stai Lucio stai, come diceva Verdone, e l'altro tranquillizzato ha fatto il suo bel movimento. Questa era la gara a fare il partito di Macron. Adesso c'è Calenda, che voleva fare una roba alla Macron, adesso non nomina più Macron, lui lo vuole chiamare Fronte Repubblicano. Mi pare che venga spontanea la domanda, c'è un pericolo monarchico? Ha paura di Emanuele Filiberto? Cosa vuol dire un Fronte Repubblicano? Ci sono i Savoia alle porte, i Borboni che rischiano di prendere il potere. Ma tra l'altro il Partito Repubblicano ce l'avevamo, quando gli andava bene c'aveva il 3%, porta anche sfiga, ha nobilissime tradizioni, ma che ti dice il cervello? Ma poi Calenda
Ma ci è venuto da solo o ce l'hanno mandato? Io non l'ho mai capito. Ma da dove arriva? Stava con Montezemolo, fallimento. Stava con Monti, fallimento. Trombato alle elezioni. Renzi perde le elezioni, il 4 marzo lui si iscrive al PD mentre tutti stanno scappando. Incontra un controesodo di massa e lui, come i salmoni, risale la corrente, riesce a iscriversi al PD in una sezione sperduta. Il giorno dopo diceva: forse straccio la tessera. Ma ti sei iscritto 24 ore fa? Oddio, fai un po' te come ti pare, insomma. Abbiamo vissuto per tanti anni senza di te iscritto, possiamo credo sopravvivere anche se ti disiscrivi. Ma perché ce lo fai sapere, tra l'altro? Ma tienitele per te queste cose, attengono alla tua privacy. Ma chi ti vota? Ci sono queste anime in pena che a un certo punto non si sa perché fanno innamorare i giornali, le televisioni, sembra che abbiano il paese in pugno, poi alla prima prova elettorale evaporano. Passera, ve lo ricordate Passera? Ha speso un capitale, si candidava a qualunque cosa, arriva Passera, la lista Passera, che era anche promettente, Berlusconi lo voleva ovviamente annettere, che era beneaugurante. Si è candidato a sindaco di Milano, ma chi l'ha votato? Cioè, è una, almeno a Milano Pisapia qualche voto l'ha preso, è riuscito a diventare sindaco una volta. Le bolle di sapone dell'informazione. Pensate all'ultima campagna elettorale. Ma è vero che sembra un anno, non un anno, un secolo, e invece era 6 mesi fa. Ma nell'ultima campagna elettorale il refrain della stampa mainstream era che Berlusconi era in formissima. Stava rimontando alla grande. I sondaggi lo davano prossimo a un'incollatura dal PD intorno al 20%, con la Lega staccata intorno al 10%. Ma ve lo ricordate o no? C'erano titoli che dicevano: li stende tutti, ma come farà a 82 anni ancora così vispo, così sveglio, infaticabile, va, viene, dà interviste, è l'omino delle pile Duracell, non lo ferma nessuno, chissà dove arriva stavolta. Lo aiutava in questa propaganda, che non era solo quella dei suoi giornali e delle sue televisioni, intendiamoci, era anche di quelli che dall'altra parte speravano che nascesse il governo Renzusconi per salvare un'altra volta il sistema dalla slavina populista. E infatti raccontavano che Berlusconi era l'argine, la diga. La diga contro il populismo. Ora, se c'è un populista proprio puro, forse l'inventore del populismo nella politica italiana è lui, lo sapevamo da sempre. Meno tasse per tutti, pensioni, fica per tutti e più pilu per tutti, e cettola qualunque l'ha inventato lui. Improvvisamente, metamorfosi. Una foto di lui che allatta un agnellino. Straordinaria. Dalle vacche all'agnellino era passato all'improvviso col biberon. Tanto che le fake news di Putin, ma chi era il più grande amico di Putin nel mondo? Lui! Salvini, Putin l'ha visto una volta allo stadio, agli ultimi mondiali di calcio, e Putin non l'ha manco riconosciuto. Quando ha incontrato Trump, Trump ha detto: non è vero. Poi gli ha fatto vedere la foto, ha detto: ah vabbè, ma con tutti quelli che si fanno i selfie con me, non li conosce. È Berlusconi l'amico di Putin, è il punto di riferimento di Trump. Improvvisamente ci raccontano che Berlusconi ci salverà dal populismo, e Scalfari va in televisione da Floris a dire che tra Di Maio e Berlusconi lui voterebbe Berlusconi, cioè quello che ha fottuto la Mondadori al suo editore. Ma vi rendete conto di che cos'era l'informazione in campagna elettorale per propiziare il governo, l'ultima ridotta dell'establishment nel bunker? Sono tuoni o sono fuochi d'artificio?
o bombardamenti. Questa era la propaganda. E intanto ci dicevano che gliela mollava ancora, che era in formissima, aiutato dal fatto che da mesi non lo vedevamo, se non in quella foto che allattava, nell'altra foto, ve lo ricordate, nell'autogrill di Bressanone, di ritorno dalla clinica di Chenon, dove era andato a sgonfiarsi, di fianco a quei prosciutti foderati di pepe che esistono solo negli autogrill e che hanno la stessa puzza dei cessi dell'autogrill, dei panini dell'autogrill, dei giornali dell'autogrill. Lui era lì che si rimirava sto prosciutto e dicevano: visto com'è in forma. Una volta guardava cose più gradevoli che un prosciutto al pepe, però dicevano tutti che era in formissima. Poi purtroppo ha dovuto emergere, ha dovuto farsi vedere in campagna elettorale. È andato alla Confcommercio, io non sto scherzando, guardate, spero che ve lo ricordiate, poi c'è tutto su YouTube. Io ci avevo creduto che stava rimontando, nonostante che conosca i miei polli, me la sono bevuta pure io, infatti ho detto: cazzo, di nuovo, è un film horror, ritorno dei morti viventi, ho fatto subito un libro in quattro col pronto, magari non si ricordano più, magari c'è una nuova generazione che va a votare e non sa niente, i miei figli per esempio. Ho fatto questo libro così, prêt-à-porter, perché ero terrorizzato. Poi l'ho visto alla Confcommercio e lui arringava una folla di commercianti, cioè gente concreta, gente che con i soldi ci lavora, e subito ho iniziato: vi ricordate quando vi ho aumentato le pensioni a 1000 lire? E bastavano 1000 lire quando le ho... Ora, la canzone 1000 lire al mese è del 1938, all'epoca 1000 lire al mese effettivamente bastavano e avanzavano, ma lui le ha aumentate nel 2003, non c'erano più le lire, infatti lui ha delle badanti sotto il tavolo, gli davano dei calci, dicevano euro, allora lui ha detto: ah, scusate, mi correggono. Vi ricordate quando vi ho aumentato le pensioni a 1 milione di euro? No, cazzo, 1000 euro, non aveva più la percezione del denaro. E il giorno dopo i giornali: Berlusconi incanta la Confcommercio. Ma come incanta? Erano tutti sotto le sedie da ridere, era completamente rincoglionito. Poi per risalire, anche perché gliel'avevano spiegato che Salvini stava rimontando con la storia dei migranti, lui tirò fuori quella cosa meravigliosa sui clandestini e disse: appena torneremo al governo rimpatrieremo tutti e 631.823 clandestini. Che se sono clandestini è difficile sapere quanti siano. Già sapere se sono 6 o 700 o 800.000 è dura, figurarsi 631.820 è impossibile. Lui quando mente al dettaglio, anche con la virgola, per clandestini è mezzo, come se avesse i nomi, i cognomi e gli indirizzi già per andarli a prendere uno per uno. E poi, dato che c'era un brusio, perché poi appunto canisciun e fesso, rispetto a certe cazzate persino l'italiano medio intuisce che c'è qualcosa che non funziona. Panamachi era molto più avanti rispetto a questo tipo di propaganda, infatti ci è voluto del tempo. Allora ha detto: ho saputo che il clandestino ti rapina la villa. E fin qui può capitare, basta avere una villa e avere la sfiga che ti entri un clandestino. Ci sono anche italiani che rapinano le ville, ma ci sono sicuramente anche i clandestini che rapinano le ville. E ho saputo che il clandestino, quando ti rapina la villa, punta dritto al frigorifero, lo apre, prende il bottiglione dell'olio e beve a canna. La reazione della platea è stata identica alla vostra, cioè, ilarità generale, pensavano fosse una barzelletta, invece lui era serissimo e ha aggiunto: me l'ha detto una signora. Pensate la sfiga di questa signora, no? Già la sfiga che ti entra in casa un clandestino. Nella sfiga però la fortuna di incontrare l'unico clandestino idiota che dopo tutta la fatica e i rischi che ha corso ad entrarti in casa, con il rischio che suoni l'allarme, che ti riprenda una telecamera, che il cane ti sbrani una gamba, che cadi mentre scali la grondaia, arrivi finalmente nell'appartamento e è andato tutto liscio, cosa fai? Furbo! Invece di prendere, non so, il televisore, lo stereo, il computer, i gioielli, cercare dei contanti, la cassaforte, quadri di valore,
la volpe dove ti va? Al frigorifero. E cosa prende? La bottiglia dell'olio, perché la deficiente tiene l'olio in frigo. L'unico caso di donna al mondo che tiene l'olio in frigo. E cosa fa il volpone? Non è che se lo porta via, perché poi c'ha le mani impegnate, cosa? Se lo beve seduta stante a canna. Gnammete, pensate il gusto di bersi questo bottiglione di olio. Qualcuno ha reagito come voi, allora lui ha detto sì, me l'ha detto una signora e la polizia ha trovato le impronte digitali delle labbra sul collo della bottiglia. Infatti a RIS di Parma e alla scientifica è tutto un guanto di paraffina labiale per identificare l'impronta labiale, che a differenza di quella del polpastrello sembrerebbe piuttosto difficile da attribuire. Questo era l'uomo in gran forma che stava rimontando. Il risultato poi si è visto, Salvini l'ha doppiato, ma nei sondaggi e nelle prognosi dei giornaloni lui era davanti e Salvini era dietro, invertivano semplicemente i dati, perché speravano così di influenzare l'opinione pubblica dicendo non vi buttate sul perdente, andate sul vincitore, ha detto pure Scalfari. Questo era il gioco. Dopodiché è andata come è andata. È andata come è andata ed è arrivato Conte. Ed è arrivato Conte perché, come dicevamo prima, il PD ha reso inevitabile questo governo. È un governo perlomeno discutibile, ma è l'unico governo che era possibile fare, perché se il PD non vuole andare col centrodestra, e ci sta, e il PD non vuole andare con i 5 Stelle, ed è suo diritto, anche se ha fatto le regole proporzionali, e i 5 Stelle non vogliono andare con Berlusconi, e la Lega non vuole andare col PD, alla fine l'unica maggioranza possibile era Lega 5 Stelle, oppure elezioni a luglio. Mattarella ci ha minacciati fisicamente, ha detto o vi mettete d'accordo Lega 5 Stelle oppure io faccio un governo con Cottarelli. È stata pesante come minaccia, eh? Che la faccia di Cottarelli ha aiutato. Il governo Cottarelli aveva queste premesse: non avrebbe avuto un solo voto di fiducia. Il PD aveva annunciato che gliela votava, poi disse no, ci asteniamo, il che vuol dire che Cottarelli sarebbe presentato alla Camera e al Senato con i suoi ministri e avrebbe avuto zero voti su 945 parlamentari. Ma vi immaginate un governo con zero voti di fiducia? Poi dice che la gente non va a votare, quindi è evidente che saremmo andati a votare a luglio. E cosa sarebbe successo a luglio? Sarebbe successo che la Lega avrebbe preso il 30%, Berlusconi avrebbe preso il suo 10%, sarebbero arrivati al 40% e oggi avremmo un governo con Salvini non vice premier e ministro dell'interno, controllato un po' da quegli altri, presidente del Consiglio, con il doppio dei parlamentari che ha adesso e con Berlusconi riabilitato e dunque ministro magari della giustizia. Quando voi pensate che questo è il peggiore dei governi possibili, sappiate che ce n'è sempre uno peggio dietro l'angolo. A meno che nel centro-sinistra non succeda qualcosa. Non arrivi qualcuno, non dico contemporaneo, almeno vivo, che prenda quei voti e li faccia fruttare. E se è vero quello che ci dicono, che c'è un governo fascista, razzista, nazista che ci porterà fuori dall'Europa, fuori dall'Occidente, abolirà la Costituzione, la dittatura, eccetera, eccetera, ci spieghi che cosa intende fare per evitarlo, visto che finora ha fatto di tutto per propiziarlo, con la teoria del popcorn e del cadavere che passa. Magari arriva un leader che prima o poi dice... Beh, piuttosto che buttare i 5 Stelle tra le braccia di Salvini, magari ci proviamo noi a fare un contratto di governo. Magari ci costringono persino a fare qualcosa di sinistra, cosa che siamo disabituati a fare. Io non credo che un elettore del PD o della sinistra si sentirebbe offeso nel vedere il reddito di cittadinanza, nel vedere magari le pensioni un po' prima rispetto a quella data della Fornero, nel vedere...
un po' di precariato in meno, qualche investimento in manutenzione in più, piccole opere anziché grandi opere inutili. Non credo che la sinistra si offenderebbe, il popolo della sinistra. E se si offendono i vertici, vuol dire che c'è un problema fra i vertici e il popolo. Ma una delle ragioni per cui questo governo, che è un governo, diciamolo pure così così, è molto discutibile, pieno di magagne, anche se poi ovviamente ha fatto anche qualcosa di buono, le cene di corruzione non è male, il decreto dignità è un brodino, ma è sempre meglio del Jobs Act, e i vitalizi è una benedizione del cielo che siano stati ricondotti a un sistema pensionistico come quello che essi hanno imposto a noi o ai nostri padri. Una delle ragioni per cui il consenso è così spropositato rispetto ai meriti di questo governo, un po' è dovuto a quello che c'è dall'altra parte, ma un po' è dovuto anche a quella campagna che io ho chiamato il pregiudizio universale, che ha accompagnato la nascita di questo governo. Nel senso che sono state diffuse dai media mainstream aspettative così catastrofiche, cioè dicevano che era prossima la fine del mondo con l'arrivo di Conte a Palazzo Chigi, che visto che finora, nonostante quello che abbiamo sentito prima, ancora il mondo non è finito, la gente si sente un po' rincuorata, dice però, anche se poi fosse un governo un po' così, uno dice vabbè, non è che facciano granché, però la fine del mondo non c'è stata. E questo naturalmente aiuta quelli che stanno al governo, perché se l'aspettativa è faremo meravigliose cose e tutti i giornali, come scrivevano all'inizio di tutti i governi precedenti, incensandoli e leccandoli, dicevano che era arrivato il governo della salvezza dell'Italia, come dissero con Monti, come dissero con Letta, come dissero con Renzi, come dissero con Gentiloni, se ci avessero detto anche stavolta arriva il governo che salverà l'Italia, o questo governo salva l'Italia in 4-4-8 oppure la gente si incazza. Se invece ci dicono questo governo sarà una catastrofe epocale, sarà il peggiore governo di tutti i tempi, e figuratevi quanti sforzi ci vorrebbero per fare peggio di quello che c'è stato prima, se poi non si verificano queste profezie catastrofiche, questo governo ci guadagna in luna di miele, guadagna in durata della fiducia e dell'aspettativa delle persone, perché le persone dicono finché non c'è la fine del mondo questo governo non è male, perché ci avevano detto che c'era la fine del mondo e noi vogliamo aspettare che arrivi la fine del mondo, e se non arriva, bravo Conte. È così che la campagna del pregiudizio universale si ritorce contro coloro che l'hanno lanciata e avvantaggia coloro che l'hanno subita. Ma voi vi ricordate quando dicevano che Di Maio al Ministero del Lavoro avrebbe fatto dei disastri perché non aveva mai avuto un contratto di lavoro dipendente? Dice, vergogna, a 31 anni non hai ancora un lavoro stabile. E chi glielo diceva? La sinistra. Lo prendevano per il culo perché faceva lo steward allo Stadio San Paolo e faceva dei lavoretti, e a Napoli, dove è facilissimo naturalmente trovare un lavoro a tempo indeterminato, soprattutto nella Camorra, lui non era riuscito a trovare un lavoro a tempo indeterminato. Vergogna. E adesso che vuol fare il ministro? Risultato, ha fatto un accordo sull'ILVA che prevede 700 occupati in più rispetto a quelli che prevedeva l'accordo fatto da Calenda. Il signor so tutto io. Ma possibile che un ignorantone zotico, proletario che faceva lo steward allo Stadio San Paolo riesca a spuntare dal colosso internazionale Mittal indiano più occupati e meno esuberi, più bonifiche rispetto a quelle che aveva spuntato quel genio della Madonna di Calenda? Voi vedete perché non è credibile questo modo di affrontare i problemi, cioè quello della scomunica preventiva, del pregiudizio universale. Giudicali dai fatti. Quando Di Maio dice una cazzata, cioè che il corpo umano è formato al 90% di acqua, giustamente lo prendi per il culo. Ma quando fa un accordo migliorativo per la vita di 700 persone in più a Taranto, ma non costa niente dirgli che è stato bravo. Non costa niente. Rafforza
forza le tue critiche, se sei onesto a fare gli elogi quando sono meritati. La legge anticorruzione con l'infiltrato che scopre i corrotti e i corruttori la chiedeva la magistratura da 25 anni. L'impunità per il pentito che innesca la corsa a chi parla per primo fra corrotto e corruttore la chiese il Pool di Milano, Gherardo Colombo, Francesco Greco, Antonio Di Pietro e Piercamillo Davigo al meeting di Cernobbio del 1993, 25 anni fa. Perché non l'hanno fatta gli altri e l'hanno fatta questi? Costa tanto dire finalmente hanno fatto una cosa buona. Dopodiché criticherai Salvini per la 18, è una vergogna. Non so se sia un sequestro di persona, sicuramente una vergogna. Chiamano capitano uno che non fa attraccare le navi italiane della Marina Militare Italiana in Italia, capitano. Come chiamare caporale uno che spara quando vede un soldato? Non si può. E questo pregiudizio universale, l'apocalisse. Io ho collezionato un po' di titoli di quando il governo non era ancora partito. Amor di forca, la stampa. Rivotare contro il partito del rutto, questo Giuliano Ferrara che non gli erano piaciute le elezioni, ha detto rifacciamo. Eversione e disperazione, Repubblica. Di Maio e Salvini sono due dittatori? Sì, Scalfari che si intervista da solo. Come la Fallaci. Sono preoccupato per le sorti della nostra Italia, Fabrizio Cicchitto, tessera P2 numero tal dei tali, preoccupato per l'Italia, adesso che non c'è più la P2, siamo a rischio. Roma apre le porte ai barbari, Financial Times, i Visigoti, gli Unni, Attila, più che un governo è un aborto, Libero. Governo Maduro, era riferito al governo Conte, Conte come Maduro, un futuro venezuelano per l'Italia, il Foglio, distruggere l'Italia per distruggere l'Europa, a questo si riduce il contratto Lega 5 Stelle, Repubblica, nel contratto 5 Stelle viene abolito il governo, il giornale, il contratto serviva per fare il governo, abolito, il contratto che fa saltare l'Italia, il Foglio. Ma ripeto, non era ancora nato. Io sono d'accordo per criticare, ho sempre criticato, ma dopo che nascevano i governi, non prima. Come fai a saperlo prima? Aspetta che facciano almeno una cazzata. No, non erano nati.